Grazie Enrico, rinnovo il mio saluto a tutti e tutte, naturalmente ai borsisti e alle borsiste che abbiamo visto fino a 2 ore fa, ma anche a chi si è collegato soltanto per questo evento. Allora, la tavola rotonda che è pensata come un intervento corale, visto che mi sembra un po' bizzarro parlare di tavola rotonda sul web, rispecchia in qualche modo già nel titolo lo spirito con cui l'abbiamo pensata. Cioè quello di raccontarvi delle storie da museo e quindi di affrontare, e lo dico soprattutto ai borsisti con cui in questi giorni stiamo affrontando tanti e diversi linguaggi di comunicazione della storia, un'altra forma di comunicazione della storia, che questa volta fa i conti con il senso del luogo. Un luogo che è sia uno spazio fisico, ma anche, e ce lo racconteranno i nostri ospiti di oggi, un contenitore simbolico, di appunto contenuti storici. Noi abbiamo scelto 3 spazi museali ed espositivi molto, molto diversi tra loro, sia per longevità, per storia che hanno alle spalle, per contenuti che raccontano e per collezioni e patrimoni che conservano. E l'abbiamo scelto proprio per questo motivo, per riuscire a darvi, anche se il tempo non è tantissimo, uno sguardo che sia il più ampio possibile sui linguaggi diversi di raccontare la storia in modo all'interno di un museo o attraverso un'esposizione. Io vi rubo, prima di cominciare, alcuni minuti per raccontarvi queste 3 esperienze, poi lo faranno bene i nostri ospiti, ma uso questo momento per introdurvi a questi spazi che non è detto conosciate tutti e anche per introdurvi ai nostri ospiti. Provo a fare sta cosa che mi fa sempre un po' paura, che è la condivisione dello schermo, quindi mi dovete aiutare e dirmi se si vede. Ok, mi confermate Sì, qualcosa? conferma. Ok, perfetto. Allora, il primo spazio di cui parleremo oggi è il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso dell'Università di Torino. È un museo, diciamo, di impianto tradizionale, è nato come collezione privata di Lombroso, appunto, poi caduto nel silenzio per il totale dovuto superamento delle teorie lombrosiane e riscoperto dagli anni 70 come patrimonio della cultura positiva di fine 800. La collezione che ospita il museo è permanente e il museo fa parte di un sistema museale di Ateneo più ampio che comprende tutti i musei gestiti dall'Università di Torino. Oggi a raccontarci questo spazio museale è Giancarla Malerba, laureata in biologia e dottoranda in antropologia fisica, che ha seguito tutte le attività di restauro e di allestimento fino all'apertura al pubblico del polo museale, è responsabile all'Università di Torino dell'area terza missione della sezione sistema museale. Ci raggiungerà per la parte finale dedicata alle vostre domande anche Silvano Montaldo, che purtroppo è impegnato in un'altra lezione, quindi il fatto di essere da casa ci porta purtroppo ad accavallare ogni tanto gli impegni. Il professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Torino è il direttore scientifico del museo e ha coordinato, e ci teneva a raccontarvelo in prima persona, quindi lo farà sicuramente dopo, il gruppo di ricerca per la pubblicazione web dei carteggi di Cesare Lombroso. Questo è appunto lo spazio in cui si trova il Museo di Antropologia Criminale a Torino. La seconda realtà museale che vi vogliamo raccontare oggi è invece un'esperienza giovane, curiosamente nata nell'ultimo anno di chiusura del centenario della Grande Guerra, ma è un memoriale, il Memoriale Veneto della Grande Guerra, che si trova nel complesso monumentale di Villa Correr, credo si dica, da Veneta dovrei sapere l'accento dei cognomi, ma
Ogni tanto mi scappano, Villa Correr Pisani a Montebelluna, in provincia di Treviso. Si tratta appunto di un memoriale che prende spunto, cioè parte, considera come punto di avvio la Grande Guerra, ma di fatto riflette sui conflitti e sulla contemporaneità. E si ispira, questo almeno è la narrazione, che dà di sé nelle pagine web, si ispira al memoriale di Caen in Normandia, che è stato, creato alla fine degli anni 80, naturalmente per ricordare, per raccontare lo sbarco alleato in Normandia, ma che si è dichiarato fin da subito appunto un centro culturale per raccontare la storia del XX secolo e la storia della pace. Quindi questa è l'ispirazione da cui parte. A raccontarci questo museo è Irene Bolzon, storica contemporanea, che si occupa di fascismo, repubblicano, giustizia di transizione politica in Italia nel secondo dopoguerra e delle vicende del confine orientale. Lei è conservatrice del MEVE e prima ha diretto l'ISTRESCO, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana. Ha collaborato anche, visto che poi ho visto che hai salutato alcuni colleghi, al progetto nazionale per un Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia. Ultimo spazio per galanteria, insomma, chiudo con l'istituzione per la quale lavoro, che si chiama Fondazione Museo Storico del Trentino e che, pur avendo la parola museo nel suo nome, non ha di fatto un vero e proprio museo, ma non ancora quantomeno, ma gestisce diversi spazi espositivi sul territorio. Tra questi, ve l'ha anticipato lunedì, con l'apertura di questa scuola, il nostro direttore, se foste stati in presenza qui a Trento, vi avremmo portato alle gallerie, che sono questo spazio espositivo e culturale ricavato appunto da due ex tunnel stradali riconvertiti in spazio espositivo. Sono una galleria bianca e una galleria nera, e Patrizia poi vi racconterà un po' meglio il loro funzionamento. Ecco. Oltre alle gallerie, noi gestiamo anche il Forte di Cadine, che è un forte costruito tra il 1860 e il 1861, che non ha vissuto però le vicende, non è stato utilizzato nel corso della Grande Guerra, ma che è stato insignito da qualche anno del marchio del patrimonio europeo. Lo spazio Alcide De Gasperi in città e una delle nostre più recenti acquisizioni di gestione è il Museo Caproni. Oltre a questo, curiamo anche mostre disperse nel territorio. Qui ve ne ho messi alcuni esempi perché di qualcosa vi avevo già parlato, quindi una mostra su 68 sociologia, su una segheria e quest'altra immagine sulla mia sinistra è la sala antistante al Tribunale di Trento. Abbiamo fatto appunto una mostra. Il compito quindi di Patrizia di raccontarvi i nostri spazi è difficile. Lei è la vice direttrice della fondazione, da un anno è responsabile dell'area programmazione, ricerca e attività espositive. Prima si è occupata lungamente del patrimonio archivistico e delle collezioni del museo, perché oltre ad essere una storica è anche un'archivista. Ha curato mostre, documentari, ha pubblicato saggi sugli archivi del nostro museo e soprattutto si occupa di fotografia aerea. Io con questo interrompo la mia condivisione, vi ho presentato spazi e ospiti. Sono sicura che accanto a questa rappresentazione, che è quella che questi tre spazi danno di sé al pubblico, c'è un messaggio generale a cui fanno riferimento queste tre istituzioni e vorrei iniziare proprio con questo, il primo giro con le nostre tre ospiti, cioè chiedendovi innanzitutto, insomma, visto che siamo tra amici, vorrei che ci raccontaste i modi che avete elaborato e di cui vi siete appropriati per raccontare la storia. Quindi, cosa ci dicono innanzitutto i vostri musei in generale e che linguaggio parlano? Io inizierei, in questi giorni ci siamo sempre chiesti che ordine seguire, e lo cambierò ad ogni domanda, ma direi di partire con un ordine geografico inverso, quindi partiamo dal più lontano e quindi direi di partire da Torino.
Ecco Sara, scusa, solo un'informazione di servizio, ribadisco, chi non deve parlare deve spegnere la videocamera per questioni relative alla privacy, le domande le faremo alla conclusione dei lavori direttamente nella chat e poi io e Sara Zanatta le leggeremo. Grazie Enrico, credo parli con Francesco Maggi in particolare. Buonasera a Esattamente. tutti. Ciao e buonasera a tutti. Adesso provo anch'io l'esperienza di Sara e cerco di condividere lo schermo. Vediamo se al primo colpo ci arriviamo. Sono? Sono arrivata. Ci sei. Molto bene. Allora, Sara ha già, dunque questa finestrella la mettiamo lassù perché non disturbi. Sara ha già introdotto perfettamente il nostro museo. A questo punto dove siamo? Non siamo in centro alla città, ma siamo un po' in periferia, in quello che il quartiere San Salvario o altri lo conoscono come il Valentino. Siamo all'interno di un palazzo edificato alla fine del 1800, inaugurato nel 1896-98, diciamo a pezzettini, che faceva parte di un complesso di quattro edifici, tutti in fila, che erano la città della scienza, un polo universitario, diciamo un attuale campus universitario fuori città, per quattro discipline scientifiche. L'edificio all'interno del quale siamo, con un grande edificio, con una edilizia quindi ottocentesca importante, era destinato all'anatomia. All'anatomia nel senso ampio del termine, l'anatomia umana normale, l'anatomia patologica e la medicina legale. Eccovi un'immagine storica del momento della costruzione dell'edificio e l'edificio come oggi. In pratica noi abbiamo colonizzato il primo piano, quasi la metà della superficie del primo piano, e sono in questo momento aperti al pubblico il Museo di Anatomia Umana, dal 2007, il Museo Lombroso dal 2009, altrettanto dal 2007 ospitiamo il Museo della Frutta, che non è un museo universitario, ma è un museo civico che è entrato a far parte del nostro polo museale, aumentandone visibilità, aumentandone fruibilità. In violetto vedete lo spazio destinato al Museo di Antropologia e Etnografia, che è un altro dei musei del Sistema Museale di Ateneo, del quale abbiamo appena trasferito le collezioni e stiamo lavorando per il suo prossimo allestimento e apertura. Scusa Giancarla, noi vediamo sempre solo la prima slide, però. Ah, ok. Allora, rifacciamo dall'inizio. Ok, ora sì, vediamo. Ora cosa vedete? Adesso aspetta, Nulla. ho interrotto. Rifaccio. Adesso. Ok, vediamo la slide. Quindi vi siete semplicemente persi, nulla di che, ma vi ho fatto. Adesso c'è lo schermo che si muove. Sta funzionando? Sì, vediamo la slide del centro storico con una freccia gialla. E vedete i quattro edifici, l'edificio dove siamo ospitati, l'immagine storica, l'immagine moderna. Sì. Ok. Stiamo occupando il primo piano del palazzo e abbiamo aperto al pubblico il Museo di Anatomia e il Museo Lombroso, che sono due musei universitari. In più, anche il Museo della Frutta, che però è un museo civico che ospitiamo. E presto, questa è la parte viola, abbiamo trasferito le collezioni del Museo di Antropologia e Etnografia e speriamo di aprire tra non molto. Giusto un assaggio con due slide, il Museo della è altrettanto una collezione di frutti artificiali di fine 800. Il Museo di Anatomia ha una sala molto importante, edificata appositamente nel momento in cui è stato edificato l'edificio. Prima si parlava di spazi, quindi nel nostro caso c'è proprio un esprit du lieu, cioè un edificio con un'edilizia universitaria ottocentesca, ma anche per ospitare collezioni museali. Ed è lì
che nel 1896 Lombroso trasferisce quella che era la sua collezione privata. Queste tre immagini vi fanno vedere proprio l'allestimento dell'epoca. Era il pian terreno, il museo ha detto bene Sara prima, è nato come collezione privata, lui ce l'aveva a casa sua, ci sono i racconti delle figlie che giocano nel corridoio e che vedono gli scheletri negli armadi, poi si trasferisce in due stanzette avute dall'Università di Torino in centro e alla fine dell'Ottocento in questo edificio. Ma nel 1948 la medicina legale che era presente in questo istituto di anatomia si sposta in un altro edificio un po' non lontano da questo, devo dire, e il Museo Lombroso segue lo spostamento della disciplina. Lì cade poi nel tempo veramente abbastanza nel dimenticatoio e soltanto negli anni 2000 verrà ripreso il progetto museale, riuscendo a riportarlo nella sede di questo allestimento d'epoca e aprirlo al pubblico nel 2009. Ed eccoci all'interno del museo. Questa è la pianta. Il percorso che... Scusa? Continuiamo a non vederla però. Oh mamma. Oh mamma. Fin dove siete? Siamo ancora alla slide, quella con le cinque immagini. Ma è perché non scorre mentre io scorro? Adesso sì, si vede la pianta. Allora provo a non mettere la versione schermo, la lascio nella versione... Vi rimetto un attimo le immagini storiche, visto che ve le ho... così le vedete, se vado avanti così. Grazie, sì. Giancarla. È solo che sarà un problema perché era animata la presentazione. Ritento ancora una volta a capire se sbaglio qualcosa nella condivisione. Proviamo una finestra. In questo momento niente. Magari proviamo a recuperarla poi nel secondo giro di domande, eventualmente. No? Nulla proprio. No. Neanche adesso? Ora sì. Si sta animando? No. Ma che strana cosa. Penso, Giancarla, che tu debba far partire la presentazione a schermo intero. Ma così facevo prima. Allora, interrompo di nuovo. Presenta ora il tuo schermo intero e poi mi dice scegli finestra o schermo. Schermo intero, consenti. Adesso? Così dovrebbe essere. Sì. Si sta anche animando. Sì. Benissimo. Allora, riparto dall'ultima che era quella dell'allestimento storico realizzato da Lombroso nel palazzo e arriviamo alla piantina invece attuale. Mi raccomando, io devo fare la cerbera dei tempi già dalla prima domanda. Io già parto male perché ho già sprecato almeno un minuto a entrare e uscire dallo schermo, vi chiedo molto scusa. Cercherò di accelerare adesso. Vi dicevo un percorso ad anello, si passa attraverso tutta una serie di sale per uscire dalla stessa porta dell'entrata attraverso un lungo corridoio, quello col numero 9. All'ingresso, al primo accesso, una grossa postazione a muro pone subito il visitatore di fronte a una serie di domande. Chi è il folle? Chi è il criminale? Chi è il genio? Ed è proprio su queste domande che noi abbiamo interpretato l'allestimento del museo. La sfida che noi abbiamo accolto è stata quella di permettere al visitatore di poter visitare il museo ed uscire senza essere diventato lombrosiano, ma nello stesso tempo di non uscire dicendo Lombroso fanfarone, cioè partendo da una teoria errata di Cesare Lombroso, lungo il percorso abbiamo molto puntato su un messaggio che utilizziamo anche molto con le scuole, che è quello che la scienza procede anche per errori.
Nella prima sala abbiamo voluto dare un inquadramento cronologico, due schermi proiettano un racconto ambientato nel 1911 al momento delle grandi esposizioni tra un giovane molto progressista e un anziano un po' più conservatore. Discutono del periodo, sullo sfondo passano immagini tutte tratte da gallerie, pinacoteche, spezzoni di film d'epoca. Abbiamo avuto una grossa collaborazione e per... Mi avete chiesto qualcosa? No, ho sentito una voce per nulla. Il giovane dice: la scienza ha mantenuto tutte le sue promesse, le ha superate, ma l'anziano cerca di farlo stare un po' più con i piedi per terra, però 4/5 degli abitanti del pianeta soffrono la fame, quindi con questa alternanza e con le immagini proprio tratte da quadri del momento si cerca di calare nell'atmosfera in cui lavorava Lombroso. Si passa poi ad una sala dove sono raccolti gli strumenti che lui utilizzava e qui la comunicazione mediante un audio dove si sente una lettura di un suo pezzo in cui racconta come faceva una ricerca. Si vede già l'ingresso della sala successiva in cui è proprio lo scheletro di Lombroso che accoglie. Questo è il salone principale in cui ci sono la maggior parte delle collezioni esposte. Comunicazione a parete, comunicazione con delle didascalie, in tanti casi non sappiamo ancora nulla degli oggetti esposti, quindi in tanti casi la comunicazione verrà perché è un museo ancora aperto alle scoperte. In questa sala c'è una prima postazione con due album virtuali per vedere patrimonio fotografico, una seconda postazione con degli schermi che fanno il punto sulla collezione di disegni dei tatuaggi. Poi si passa un po' a quella che è la sala principe, anche se è molto piccolina, ed è quella in cui è contenuto il cranio del brigante Villella, e quel cranio con quella fossetta occipitale molto grande che ha ispirato Lombroso per tutta la sua teoria dell'atavismo. Lì un video e un audio più volte rimarcano il fatto che la scienza procede anche per errore. Quindi questo è proprio un punto su cui la nostra comunicazione ha voluto insistere in molti momenti. Arriviamo a due sale che contengono gli oggetti raccolti da Lombroso nei manicomi e nei carceri. In particolare di questa sala magari ne parleremo più avanti, mi aveva detto Sara che ci sarà occasione di parlarne in un modo specifico poi. Altre sale non hanno audio, non hanno video, come questa che contiene il modellino del carcere di Filadelfia. Modellino forse non è la parola giusta perché è 2 metri per 2 metri di lato, quindi modellone. In questo caso solamente una comunicazione scritta. La comunicazione a parete è in italiano, tutte le comunicazioni a parete sono in italiano, ma nelle sale sono presenti delle scatole, diciamo, con all'interno delle schede tradotte in inglese. Per il Covid, ora avevamo dovuto toglierle tutte perché non era possibile maneggiare le schede, ma la fruibilità per lo straniero è rimasta con un QR code. E infine lo studio privato di Cesare Lombroso. Era lo studio di casa sua, gli eredi l'hanno poi donato al museo, e qui una voce esterna di un attore recita la parte di Lombroso che fa il punto della situazione e che dice: avete visto le mie collezioni, avete capito quali sono stati i miei errori, dai miei errori però si sono anche aperte delle porte e aperte delle strade. E quindi si esce attraverso questo corridoio che ripresenta le stesse domande che ci si erano poste all'entrata. Le domande erano valide per Lombroso e le stesse domande sono valide per noi oggi. Cerchiamo con questi teli di fare il punto sull'evoluzione di alcune cose, come era la criminalità nell'Ottocento, come può essere adesso. E lasciamo il visitatore, diciamo, da un passaggio in alcuni casi un po' al buio, questa uscita invece tutta in bianco, riponendosi e reinterrogandosi oggi sulle domande che si era posto Lombroso all'ingresso del museo. Spero di non aver troppo. No, grazie mille Giancarla, hai già anticipato i temi di cui in parte parleremo anche dopo, ma benissimo così. Chiederei sempre, ci avviciniamo e andiamo in provincia di Treviso.
Irene Bolzon e il Meve. Allora, io non sono stata così brava da preparare le slide, perché non mi fido mai della condivisione dello schermo, per cui vi chiedo un po' uno sforzo di immaginazione. Allora, che cos'è il MEVE innanzitutto? Non è proprio semplicissimo rispondere in questo momento a questa domanda. Ecco, innanzitutto è uno dei servizi culturali del comune di Montebelluna, quindi è una realtà innestata all'interno di un ente locale. E questo poi vedremo nel corso anche della discussione, pone anche delle questioni. Nasce il 3 novembre del 2018, quindi esattamente alla fine delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, ed è stato concepito anche a livello così amministrativo e politico come uno dei momenti culminanti che hanno chiuso alcuni grossi investimenti da parte della Regione Veneto nel recupero di alcuni luoghi simbolo della Grande Guerra. Insomma, c'è stato tutto un lavoro sui percorsi della memoria, sui percorsi turistici. Il MEVE era, diciamo, uno dei nodi di questi percorsi, proprio perché si trova all'interno di Villa Correr Pisani, che è una villa veneta, peraltro fatta oggetto di un contestuale restauro, accanto, insomma, a quella che è la progettazione dell'allestimento, una villa che sta ai piedi del Montello e quindi in questa zona interessata in maniera particolare dalla Battaglia del Solstizio, quindi un luogo, insomma, che ha avuto una visibilità nazionale proprio in virtù di questi eventi. Villa che a sua volta è un po' una testimone di quell'epoca, perché durante le giornate, insomma, della battaglia è un ospedale militare, per cui ci sono anche diverse documentazioni, insomma, d'archivio locali che attestano questi spostamenti di soldati, di feriti all'interno delle sale della villa. Ecco, quindi metterci il MEVE in qualche modo all'interno di quello che era un più ampio progetto di restauro aveva, insomma, un senso, anche per valorizzare quello che era il ruolo avuto dall'area montelliana nelle giornate, insomma, della Battaglia del Solstizio. Il MEVE è un'esperienza che si pone agli antipodi rispetto alle decine di musei della Grande Guerra già presenti in regione. Non aveva senso farne un altro identico a circa i 60 che sono stati, insomma, censiti durante, appunto, i lavori preparatori per il centenario, perché tutto questo faceva capo ad una commissione, insomma, della Regione Veneto, che proprio si era occupata di censire i luoghi della Grande Guerra con un master plan che aveva anche fatto un po' una quadra e un punto su quella che era la situazione patrimoniale anche legata alla Grande Guerra. Quindi da questo censimento ne usciva fuori che, insomma, fare l'ennesimo museo identico agli altri non sarebbe servito a nulla. Per questo il memoriale fa un percorso anche culturale completamente diverso. Innanzitutto non ha collezioni proprie e quindi propone un allestimento per lo più interattivo e multimediale con un taglio molto divulgativo didattico. Cioè, ce lo diciamo tra tecnici, uno storico, un esperto, un ricercatore non trova all'interno del MEVE notizie particolarmente nuove che non può reperire altrove. Ecco, però qui le trova sicuramente chi appunto non ha conoscenze approfondite, ha una vocazione proprio focalizzata sulle scuole, su quelli che sono, insomma, i più giovani. E oltretutto propone rispetto alla guerra uno sguardo molto particolare, perché vuole in qualche modo individuare quelle relazioni, quei collegamenti tra la Grande Guerra e i fenomeni della contemporaneità. Non a caso il suo percorso è un percorso d'anello, cioè si parte dalla contemporaneità, cioè cosa oggi noi troviamo come aggancio che ci racconta quel passato, analizza poi diverse tematiche della Grande Guerra e si chiude con una sala che ripercorre i 100 anni che ci dividono dalla Grande Guerra per capire, insomma, che cos'è successo. Quindi in qualche modo è una struttura che vuole individuare cosa c'era prima e cosa c'è dopo, insomma, la Grande Guerra, attraverso tre grossi filoni tematici, che sono quelli della tecnologia, della società di massa che viene via via articolandosi, manifestandosi, e il terzo è quello un riferimento ai paesaggi come
effettivi ultimi diretti testimoni di quei fatti. Quindi il rapporto tra il MEVE e i luoghi, soprattutto i luoghi del fronte, insomma, che si articolano attorno alla sua struttura, è assolutamente fondamentale. E poi chiaramente, chiamandosi memoriale, ha anche tutta un'attenzione specifica a quelle che sono le modalità di trasmissione del passato al futuro. Ecco, quindi sia le memorie pubbliche sia le memorie individuali. Come già detto, si ispira forse anche in maniera molto altisonante, ambiziosa per certi versi, ai memoriali francesi. Chiaramente non ne ha la dimensione, non ne ha soprattutto, diciamo così, in questo momento anche l'organigramma. Ecco, però il riferimento è soprattutto un riferimento, come dire, culturale. Ecco, dare un orizzonte che sia un orizzonte europeo e, mi verrebbe da dire, anche europeista. Ecco, è una dimensione fortemente antinazionalista, perché questo è quello che connota il MEVE anche rispetto ad altre esperienze museali presenti in regione. E tutto questo all'interno di una struttura collocata in un comune di 30.000 abitanti nella provincia veneta, che ha, lo sappiamo bene, una tradizione autonomista e federalista molto forte, crea insomma tutta una serie di linguaggi, di questioni dentro cui il MEVE ci si infila proprio al 100%, e diventando anche un luogo insomma di dibattito, perché ci stiamo lavorando, però riuscire a mettere in collegamento quelle che sono i centri, le periferie, mettere in collegamento i territori con quelli che sono orizzonti culturali più ampi. Ecco, peraltro il MEVE ha anche, diciamo così, un allestimento che ha la traduzione in più lingue, questo proprio per, diciamo così, favorire anche uno scambio e una fruizione da parte di quello che è il circuito di persone che comunque da tutta Europa arriva sui luoghi del Montello, perché esiste un turismo, diciamo così, specifico sui luoghi della Grande Guerra, e quindi il MEVE ha anche come obiettivo quello di parlare, insomma, a queste persone. Se dovessimo in qualche modo cercarci un manifesto alto che spieghi qual è l'orizzonte a cui guarda il MEVE dal punto di vista culturale, io andrei a pescare la Convenzione di Faro, l'articolo 3, quando a un certo punto si cita un passaggio, cioè fare tesoro dei conflitti passati che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, citando poi la democrazia e lo Stato di diritto. Ecco, questo è un po' l'impianto culturale del MEVE. Per spiegarlo insomma brevemente e in maniera efficace, perché ripeto, non è semplice, soprattutto per una realtà che è appena nata, molto spesso definire se stessa. Grazie mille Irene Bolzon, devo dire che queste domande di solito diventano anche un po' degli esercizi per l'istituzione stessa, per vedere quanto riesce a raccontarsi in un tempo conciso, quindi è a sua volta una comunicazione della comunicazione. Lascio la parola a Patrizia Marchesoni per chiudere questo primo giro. Vediamo se riesco a tenere, a fare una sintesi, perché se devo fare l'identikit della Fondazione Museo Storico del Trentino, in poche parole, posso dire che è una realtà da una parte giovane ma anche molto antica. La Fondazione viene costituita nel 2007, però per spiegare i contenuti, le collezioni, il patrimonio di ricerche, di studi che caratterizzano, insomma, il corpus, diciamo, della Fondazione, non si può non dire che la Fondazione è nata dallo sviluppo, dall'ampliamento, dalla trasformazione di un museo che invece era il Museo del Risorgimento, della lotta per la libertà, nato subito dopo, diciamo, il primo conflitto mondiale. Quindi non sto a dire, insomma, si può immaginare con quale spirito poteva essere nato un progetto che doveva raccontare sostanzialmente l'esperienza, le lotte dei trentini e del Trentino per unirsi, per il ricongiungimento, per l'unione all'Italia. Quindi è evidente che c'è da una parte
una collezione e un patrimonio di archivistico che inevitabilmente nasce da questo progetto degli anni, dei primi anni 20. E quindi in qualche modo quelle sono le nostre basi documentarie. D'altra parte, lo sviluppo del museo nel corso del Novecento, e apro una parentesi, la stessa storia del museo è storia di come la narrazione della storia trentina e dei trentini si è sviluppata, è nata, ma è anche cambiata nel corso del Novecento. Quindi è sostanzialmente una storia dentro la storia, noi ce lo siamo sempre detti, insomma, così come di pari passo la nostra storia va, prosegue accanto a quella del Museo Storico Italiano della Guerra, proprio perché appunto c'è anche qui Francesco Frizzera, il direttore appunto del Museo di Rovereto. Dobbiamo capire questo precedente per capire anche la natura delle collezioni che poi veniamo a gestire e che ci accompagnano e che noi utilizziamo per la narrazione storica. Detto questo, però, è anche vero che nel 2007, quando viene costituita la fondazione con una legge provinciale, si prende atto di quanto il museo del Risorgimento e della lotta per la laicità, diventato poi museo storico in Trento, ha ampliato i propri interessi e gli viene affidata una mission che è ben più ampia, e cioè l'oggetto attualmente di studio e di narrazione che la Fondazione porta avanti con le sue varie sedi museali e col futuro e spero imminente apertura dello spazio espositivo permanente, l'oggetto nostro di studio è il Trentino, la sua città capoluogo e un'area regionale che non è quella che possiamo considerare degli attuali confini statuali o regionali che siano, sono quelli di del Tirolo storico, quindi di un territorio che ha un'area regionale non necessariamente corrispondente ai confini attuali e anche nel tempo con dei confini piuttosto variabili. Detta questa cosa, che ci pone su un piano, insomma, di una certa complessità, due sono i temi conduttori che ci hanno accompagnato in questi ultimi 10-12 anni e che hanno accompagnato anche le riflessioni per arrivare fra un po' alla proposta di uno spazio espositivo permanente che racconti, che dica, insomma, che cosa vogliamo raccontare del Trentino, perlomeno del Novecento. Due sono i temi, quindi. Il territorio, noi raccontiamo il territorio inteso come uno spazio alpino, che è geograficamente in questi termini sì delimitato, perché lo è delimitato morfologicamente, è molto caratterizzato. Come dicevo prima, ha dei confini variabili nel tempo e noi vogliamo raccontarlo non solo come paesaggio naturale, ma soprattutto come paesaggio costruito in qualche modo attraverso gli eventi del Novecento e in particolare le guerre, ma non solo, anche le opere dell'uomo, le grandi opere, il fatto che ci siano state delle trasformazioni dovute all'industrializzazione, al cambiamento anche degli spazi coltivati, tutto questo ci dà il senso che è un territorio, un concetto che varia, può essere inteso sia da un punto di vista ideologico, ma anche di identitario. Questo va sicuramente, si intreccia fortemente
nella nostra intenzione, nelle nostre linee di ricerca e di attività, col tema del popolo, e cioè c'è un territorio, ma contemporaneamente c'è anche una comunità. C'è un insieme di individui e di gruppi e di comunità di individui che, in particolare, perlomeno per la fase attuale dei nostri studi, dalla seconda metà dell'Ottocento e lungo tutto il Novecento, quantomeno, viene raccontato attraverso i grandi eventi separatori, che non sono solamente le guerre, ma sono anche le migrazioni e sono anche la trasformazione del paesaggio, quindi veramente l'intreccio è molto forte, e soprattutto queste comunità, parlo al plurale perché il territorio trentino, per chi lo conosce, è molto variegato, molto anche in qualche modo frammentato, le trasformazioni sociali ed economiche di queste comunità, lo sviluppo in generale della società trentina, pur nelle sue diversità. Quindi sostanzialmente una grande operazione che tenta di, da una parte, leggere la storia del Trentino in questi termini e dall'altra parte anche cerca di trovare un modo per favorire, diciamo, il riconoscersi di queste comunità in una comunità più grande. In pratica vorremmo fare un'operazione di museo territoriale nella concezione di Landmuseum, una sorta di rappresentazione di uno spazio che nel tempo muta, ma comunque trova una propria rappresentazione e anche una sorta di identità. Come si racconta però un museo, come si racconta un tema come questo? Ecco, detto che, come ha già anticipato Sara, noi abbiamo parecchie situazioni, spazi che ci consentono di lavorare su questi temi anche in maniera piuttosto produttiva, perché le gallerie sono state per certi versi all'inizio una sfida. Vi dico che inizialmente erano veramente degli spazi poco ospitali, perché erano veramente due tunnel stradali, così come appena abbandonati dal percorso delle macchine ci siamo ritrovati con 6.000 metri quadrati da inventare, perché potessero essere un luogo dove raccontare la memoria dei trentini, perché questo ci era stato chiesto, questa sfida ci era stata lanciata e noi l'avevamo anche accolta. Però ci sono anche altri spazi che via via sono arrivati, il Forte di Cadine, il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni, appunto, che sono affidati in gestione diretta, nel quale noi siamo responsabili di questi spazi. D'altra parte abbiamo anche degli altri spazi condivisi che sono frutto di partnership, collaborazioni, come per esempio il Parco Museo di Malgazzunta e Base Tuono, che di fatto tematicamente è uno spazio dedicato alle guerre sull'Altopiano e fino ad arrivare alla Guerra Fredda, il Palazzo Baisi di Brentonico, che è un'operazione che viene fatta insieme al comune di Brentonico, appunto in Valle Lagarina, e che è dedicato sostanzialmente per vocazione, anche perché lì ci sono c'è un luogo che si presta, e una tradizione che si presta a questo, che è quello dello studio della farmacopea, e quindi lì si vengono realizzate iniziative in collaborazione con il comune, con tanti altri soggetti, con convenzioni con l'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti e via dicendo. Villa Paradiso a Levico Terme, nel quale
la vocazione appunto di luogo termale e di luogo di soggiorno di cura fa sì che lì sia stato possibile sviluppare con l'amministrazione comunale di Trento, ma anche con il servizio, un servizio della provincia che si occupa appunto della manutenzione anche dei parchi, di realizzare un progetto che è quello di raccontare la storia delle cure termali, dell'acqua, della salubrità dell'acqua, dei giardini, tutti in questo senso, che è quello della storia del Trentino e degli spazi, che non sono quelli solamente di Levico, ma voi sapete anche ad Arco, insomma in altre parti del Trentino, o le Terme di Comano, hanno questa vocazione per la salute, e quindi la varietà è veramente amplissima. Ci è successo poi di avere temporaneamente altri spazi, ad esempio in Valle di Non un edificio di servizio, la diga di Santa Giustina, per molti anni è stato il caposaldo, il luogo dove lavorare con la comunità della Valle di Non e con tanti altri soggetti, associazioni e privati, per raccontare la trasformazione di questa valle, la sua trasformazione da un punto di vista del paesaggio, con l'immissione di questa grande opera. Negli anni 50 la diga di Santa Giustina era la più alta d'Europa, un'operazione enorme. Quindi la carrellata serve per dire che noi abbiamo pian piano, non a tavolino, poi l'esperienza è più che decennale, è quella di privilegiare la modalità del racconto, che poi diventa anche un'opzione storiografica, insomma, abbastanza precisa, dando per scontato che dietro le quinte, dietro c'è una ricerca storica che viene fatta con i metodi di ricerca di fonti archivistiche, bibliografiche. Questo insomma non dovrei neanche dirlo, però quello che poi noi nella parte di divulgazione, restituzione, di presentazione al pubblico di questi temi, quello che facciamo è sostanzialmente mettere in scena delle storie, mettere in scena delle biografie, le biografie degli attori o delle comunità che hanno vissuto queste esperienze, questi o gli eventi storici le grandi trasformazioni, e evidentemente per poterlo fare la modalità principale è quello di entrare in contatto con le comunità, di mettersi in relazione, di costruire delle relazioni, questo non è possibile senza un coinvolgimento di chi è detentore sostanzialmente di questo patrimonio di storia e di memoria. Questo comunque sempre dentro in una logica, in una visione che è quella di fare riferimento quantomeno al quadro regionale, per non fare le storie di campanile, per non fare delle storie che siano quasi autoreferenziali, ma che siano delle storie che sono in grado di mettersi in relazione con appunto la storia regionale, meglio ancora con la storia euro-regionale, date le premesse che noi, insomma, come Trentino abbiamo una storia condivisa con quantomeno l'impero austro-ungarico. Patrizia, scusami, ma... Ecco, immaginate. Perché stiamo entrando nel vivo della chiacchierata, vai. Quindi non vorrei che poi rubassimo altro tempo alle parti successive. Perché questo giro di presentazione era fatto appositamente per... iniziare a dirci anche
In questi giorni noi abbiamo provato a entrare nella cucina del racconto storico e vorremmo provare a fare lo stesso anche nel caso delle vostre esposizioni. L'altro giorno proprio Patrizia, ragionando su come raccontare la fondazione, mi ha detto perché alla fine ogni mostra è come costruire una casa. E io vorrei farvi ripartire in qualche modo dalle fondamenta, chiedendovi di scegliere uno o più esempi a cui avete lavorato anche più direttamente per raccontarci appunto come si lavora un percorso espositivo, come si scelgono i temi, quali problemi incontrate, quali sfide affrontate, perché una cosa di cui forse abbiamo parlato troppo poco fino ad oggi nella nostra Winter School sono anche in qualche modo i fallimenti o le polemiche a cui a volte si va incontro quando si fa una mostra. Allora, cambiando l'ordine degli addendi, io stavolta ripartirei da Irene Bolzon, quindi dalla realtà più giovane, che comunque ha già esperienze sia per quanto riguarda la parte di permanente che per quanto riguarda la parte di allestimento invece temporaneo. Grazie Irene. Okay. E allora parto innanzitutto da quello che è il nostro principale problema e che è al contempo una risorsa, ovvero collocare un allestimento dal punto di vista museologico e museografico contemporaneo dentro a un edificio storico di recente restauro. Che alterna da una parte spazi enormi e dall'altra spazi minuscoli. Ecco, chiaramente una villa veneta che oltretutto è nata e cresciuta in modi e tempi diversi non è stata pensata ovviamente per avere all'interno una struttura espositiva con tutte le esigenze che insomma il pubblico si porta dietro. Con oltretutto un problema di non poco conto è che quando tu arrivi nel corpo centrale vieni inondato di colore perché sei all'interno di sale affrescate e quindi qualsiasi cosa tu metta dentro quelle sale inevitabilmente deve in qualche modo scontare la concorrenza rispetto all'attenzione del visitatore con quello che è il contesto della sala, quindi non è una struttura nata per accompagnarti in un percorso, ma a suo modo è una struttura che impone se stessa rispetto a quello che insomma è il percorso che tu vai creando. Quando abbiamo studiato la parte proprio del allestitiva permanente, abbiamo cercato proprio di ragionare di contrasti continui tra luci e ombre, per cui la parte di allestimento più contemporanea ha delle pareti molto scure e con dei focus su alcuni oggetti specifici, quei pochi che ci sono, e materiale documentario o grafiche molto grandi. Per poi invece accompagnare nella parte della luce, la chiamiamo così, il visitatore nel corpo centrale di questa villa. Chiaramente, trattandosi di un allestimento che è dentro una villa veneta, è un allestimento che si snoda su più di 2000 metri quadri di esposizione, quindi di fatto è molto grande, anche se, come vi dicevo prima, questa grandezza raramente insomma si accompagna ad una flessibilità. Ecco, quindi risicati per esempio sono gli spazi dedicati in maniera esclusiva alla didattica. Abbiamo solo un paio di aule didattiche e di media dimensione e degli spazi che noi stiamo cercando di riadattare soprattutto nel corso di quest'estate per le esigenze concrete che si sono palesate insomma per il contenimento del Covid, quindi improvvisamente quelli che noi percepivamo come delle sale espositive e basta sono diventate anche aule didattiche, gioco forza, perché non sapevamo dove inserire insomma le persone. Ecco, quindi è uno spazio flessibile ma che fino a un certo punto, cioè richiede da parte nostra un continuo lavoro per adattare insomma quello che abbiamo a disposizione a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto ha uno spazio mostra, una sala mostre molto piccola rispetto a quella che è tutta l'enormità della struttura. È il motivo per il quale le mostre temporanee che si diciamo vengono ad inserire nel quadro dell'allestimento permanente sono mostre che partono da questa sala ma che poi si articolano lungo il percorso, quindi questo pone il problema di dover costantemente trovare dei fili tematici
tra le sale del Meve e quello di cui si parla in quelle sale e le mostre che vengono inserite. Ecco, dal mio punto di vista ho lavorato alla progettazione di due mostre che non hanno mai visto la luce fino adesso, nel senso che io ho iniziato esattamente un anno fa oggi e quindi abbiamo iniziato a lavorare a una serie di cose che poi alla fine, gioco forza, non sono andate in porto. Vabbè, vi racconto come stavo progettando, insomma, la mostra numero uno, che inevitabilmente finirà il prossimo anno, che era una mostra dedicata alle pandemie. Nel senso che noi ci eravamo accorti esattamente i primi mesi di dicembre che non avevamo dentro il Meve nessun aggancio sulla spagnola. È un'omissione colpevole, abbiamo capito, insomma, generalizzata della storiografia anche nostra, per cui ho detto, ma perché non facciamo una bella mostra sulle pandemie? Ce la siamo proprio tirata, ecco, possiamo dire, ecco, in maniera così un po' informale. E nel costruire questo percorso, il problema fondamentale è stato dialogare A con la dimensione territoriale, perché comunque non si può ignorare che siamo all'interno di un luogo e di una comunità, che si trattava comunque di un tema trasversale e che aveva anche delle implicazioni, diciamo, dal punto di vista cronologico molto ampie. Per cui, per esempio, per tentare di far dialogare il contenitore con il contenuto, il salone centrale, che oltretutto nel soffitto presenta una scena di cacciata della peste, era proprio dedicata a quelli che sono, avrebbe dovuto essere dedicata proprio al tema della peste, delle pandemie, delle epidemie nel corso della storia. Quindi questo anche per non concentrare esclusivamente sulla contemporaneità le riflessioni. Collegare per esempio la sala della Belle Époque tutto l'affondo sul contesto locale, quindi per esempio l'archivio storico del comune di Montebelluna ha un faldone importante che tratta del colera nei primi anni del Novecento, quindi quello poteva essere il fondo che ci avrebbe permesso l'aggancio con la dimensione territoriale. Parlare della spagnola, di come si diffonde nella sala dedicata alla trincea, quindi come vedete c'è sempre tutto un lavoro di riflessione tra ciò che sta attorno e ciò che viene inserito con le mostre temporanee. In questo il Meve, se diciamo così, è rigido dal punto di vista della struttura che lo ospita, è molto più flessibile invece per quanto riguarda i dispositivi tecnici. Tutta la parte multimediale è una parte che è stata concepita per essere molto semplice, nel senso che le installazioni non sono particolarmente complicate, anche nella tecnologia utilizzata e nell'utilizzo. Sono per lo più tavoli multitouch che offrono, insomma, la possibilità al visitatore anche di selezionare i percorsi che vuole approfondire, una tecnologia che bene o male non risulta escludente o comunque difficile da usare per determinate categorie, perché questo insomma era anche uno degli obiettivi, cioè non creare diciamo così delle installazioni show che però poi risultassero complesse da usare e con una tecnologia anche a scadenza molto ravvicinata e quindi ci costringesse praticamente ogni anno a trovare qualcosa di nuovo. La possibilità di utilizzare questo tipo di installazioni ci consente anche di aggiornare i contenuti in base a quelle che sono le mostre che noi abbiamo in mente, quindi questo sicuramente ci agevola. Certo è che dovendo affrontare proprio l'aspetto tecnico di come poi si comunica all'interno di una struttura di questo tipo, bisogna tenere presente che va saputo guidare il visitatore dentro un percorso di mostra che si intreccia a un percorso preesistente, sapendogli dare dei messaggi che siano chiari. Per cui secondo me innanzitutto sono sempre importanti le persone all'interno di una struttura museale, quindi quando entra un visitatore ci deve essere, ne parlavamo Sara l'altro giorno, anche una formazione specifica del personale che accoglie il visitatore, che quindi sia in grado di trasferire anche quello che è lo sguardo, quella che è l'attenzione dei curatori rispetto a quella che è la mostra che viene raccontata e come si articola lungo il percorso. L'altra questione è riuscire a legare tre tipologie di segnaletica: la segnaletica permanente, quindi che ti indica qual è il percorso, la segnaletica COVID, perché io non so voi come l'avete risolta, però per noi
è stata una questione, perché laddove ci sono già 20 frecce che ti spiegano dove andare, aggiungere anche la segnaletica Covid è stato oggetto di una grande riflessione. Peraltro noi l'abbiamo puntata sulla scelta di colori particolari, sulla anche necessità di dare dei messaggi che fossero il più possibile informali e simpatici, anche perché ora ci siamo abituati a una serie di relazioni simpatiche, però a maggio, quando siamo riaperti il 22 di maggio, quindi subito, era complicato immaginare per un visitatore un percorso segnato da continui non toccare, non fare, non respirare, quindi la mascherina. Ecco, quindi abbiamo cercato insomma di costruire una segnaletica che fosse anche accogliente e chiara per il visitatore. E poi c'è appunto l'elemento delle mosse temporanee che devono essere chiaramente individuabili. Certo è che poi dentro tutto questo, nella dimensione multimediale, nella dimensione anche interattiva e immersiva, va anche tenuto conto, e questo è punto su cui stiamo ragionando molto dal punto di vista del nostro lavoro, come adattare tutto questo alle nuove norme Covid. Perché per esempio l'aspetto del suono per il memoriale è fondamentale, però tutte quelle che erano installazioni a fruizione individuale con le cuffie oggi non possono essere più utilizzate, quindi quando vogliamo intervenire con una nuova mostra, un nuovo elemento audio all'interno di un'installazione, dobbiamo ricorrere per forza a sistemi di diffusione ampia che quindi vanno ad intaccare anche quello che già c'è, e vanno in loop, perché bisogna diciamo invitare il meno possibile le persone a toccare. Ecco, nonostante ci siano, insomma, abbiamo trovato delle soluzioni per riuscire a rendere fruibile anche memoriale multimediale dove tutto è touch, però insomma bisogna comunque ridurre il numero di occasioni in cui la persona interagisce fisicamente con dei supporti. Quindi questo sì, in termini un po' generali, le difficoltà che insomma si incontrano nel momento in cui si va insomma a calare quello che è un discorso anche scientifico su uno spazio che ha le sue esigenze, che ha le sue caratteristiche. Quindi assieme a quello che poi è l'aspetto chiaramente tematico. Nel caso di pandemie, il modo in cui l'abbiamo concepita un anno fa evidentemente non può essere assolutamente quella con cui noi andremo a portarla avanti da gennaio in avanti, per questo punto slitta di un anno. Chiaramente tutto quello che sta accadendo interagisce con quello che noi stiamo studiando. Poi magari ne approfitto dopo per raccontare anche quali sono le progettualità che sono partite proprio pensando a questa mostra rispetto anche al progetto di Public History istantanea dal presente, di cui poi magari dopo vi parlo. Questo anche per dire che dal punto di vista scientifico c'è sempre la necessità di una flessibilità anche rispetto a quello che è il dibattito in corso, che insomma molto spesso arriva quando meno te l'aspetti. Ecco. Grazie mille Irene, continuiamo il nostro giro, se Giancarla Malerba è d'accordo e anche la Patrizia Marchesoni, continuerei a parlare di mostre temporanee, quindi parlando eventualmente delle gallerie, se Patrizia vuole intervenire adesso oppure facciamo perché così rimaniamo nell'ambito delle temporanee e ne hai fatte tantissime, quindi l'intervento di Irene Bolzone è stato condivisibile, in realtà non ripeto i problemi, i temi anche di tipo organizzativo, anche insomma di questi ultimi tempi, quindi volevo semplicemente introdurre due aspetti che si legano in parte e specificatamente alle gallerie, però insomma per tutte le mostre temporanee. E cioè, da una parte volevo così accennare, introdurre il tema degli anniversari, perché rispetto ai temi, alla scelta e a quella che è la programmazione delle attività scientifiche ed espositive in un museo, sia esso appunto prevalentemente permanente oppure comunque che si dedica come noi per lo più, anzi, a interamente
a parte il Museo Caproni, alle mostre temporanee, questo è un tema abbastanza importante, anche discusso l'anno scorso nel corso di un convegno, ma insomma, nel bene e nel male gli anniversari ci sono. E lo dico per esperienza perché da una parte i nostri musei non si possono sottrarre per competenze, per occasioni di poter valorizzare le proprie collezioni, perché è anche un dovere ricordare certe date, perché ti danno la possibilità non solo di ricordare semplicemente solo l'evento storico, ma di saperlo collegare anche all'attualità, ai problemi contemporanei. Quindi è vero che gli anniversari sono importanti. Sono importanti, ci costringono anche a fare il punto rispetto agli studi che dietro le quinte continuano, gli approfondimenti che vengono fatti, anche le novità, insomma, dal punto di vista della ricerca, e di poterle trasmettere al grande pubblico. Ecco, noi siamo reduci da 5 anni di centenario della Grande Guerra, e quindi sappiamo che però nel bene, anche perché era importante, questo centenario era veramente importante, ha schiacciato comunque tanti altri temi, e quindi lo butto lì, non ne possiamo parlare a lungo, però anche nell'ultimo anno, nel 2018, la fine di questo centenario, e per noi il momento alle gallerie di fare una mostra molto importante, e che era l'ultimo anno appunto di guerra su Caporetto, ha significato sacrificare per esempio la ricorrenza del 68, e quindi sì, è una questione quindi di scelte che non dipendono solamente dalla ricerca, ma sono anche scelte che dipendono dagli enti che ci governano, in qualche modo dalla politica, dalla possibilità di avere risorse, perché le risorse vanno su certi progetti, su certi temi, su certi anniversari, e magari non in assoluto nonna, ma meno su altri, e quindi questo, ecco, un tema che di discussione. Poi sì, ci sono anche delle questioni controverse, per cui evidentemente anche sempre prendendo come spunto il centenario della Grande Guerra, è stato evidente per noi che se da un punto di vista scientifico, storico, delle ricerche, dentro nell'ambito appunto non solo accademico, ma anche di studi approfonditi dentro e fuori il museo, siamo veramente arrivati a un buon punto per mettere in luce la complessità della storia e della memoria della Grande Guerra, questa secondo noi non necessariamente, non sempre ha raggiunto profondamente le nostre comunità. Forse ha appena scalfito dei temi che sono ancora, per quanto riguarda il nostro territorio, le nostre comunità, ancora un po' divisivi, diciamoli, perché sono legati a miti, stereotipi e a una opinione pubblica, se per quanto minoritaria, comunque strisciante, che vede la storia della Grande Guerra come ancora legata a un'appartenenza all'impero austro-ungarico, in una visione nostalgica, appunto mitica, che porta insomma a quello che noi definiamo anche di un certo vittimismo. Tutto questo poi porta a dei picchi, insomma, questioni, insomma, anche abbastanza spiacevoli, che vanno dalla ancora il Cesare Battisti traditore, ancora la patria rubata, insomma, come se insomma fossimo ancora al 3 novembre del 1918. Chiudo su questo perché la stessa cosa la si può ripetere per quanto riguarda la resistenza, insomma i casi sono questi.
Il terzo elemento è, riprendo quello che ha detto Sara rispetto alla costruzione di una casa. Ecco, lo sappiamo noi che lavoriamo alle mostre, che sia esse che siano piccole o grandi, naturalmente grandi alle gallerie i problemi si decuplicano, c'è la necessità di una struttura molto, molto forte, che parte dalla, appunto, decisione, la scelta, che nel nostro caso è sempre dentro è in capo al direttore generale, che fa capo a sua volta al consiglio d'amministrazione e a un comitato di indirizzo. Quindi la scelta del tema e la composizione del gruppo di lavoro, cioè del curatore o di un gruppo di curatori, la ricerca di partnership, di collaborazioni, di trovare all'esterno le competenze che, diciamo, noi non siamo un universo, il museo non è il luogo nel quale c'è qualsiasi competenza sia necessaria. Per le mostre, per esempio, alle gallerie, noi abbiamo una persona, una nostra collega, che si dedica, che è la responsabile del coordinamento della parte organizzativa, e cioè conosce le problematiche che per questi spazi sono, insomma, di non, se non altro per la grandezza, ma anche per questioni di logistica, questioni di conservazione dei beni. Hanno microclima le gallerie, che non ci consentono di mettere opere originali a cuor leggero, anzi non si mettono affatto, e la definizione del budget, la condivisione e dentro questo, secondo me è importante, lo sottolineiamo più volte, la condivisione dei curatori, cioè in una filiera completa che va dalla ricerca storica fino alla consapevolezza di quali sono i limiti entro i quali ci si muove, spaziali, economici, tecnici, perché tutto non si può fare. Un'ultima cosa che è stata richiamata anche recentemente dalla collega, appunto, che si occupa in prevalenza, insomma, di questi eventi espositivi, è quello che fin da subito, a volte si fa, non dovremmo farlo con più forza, è il coinvolgimento di tutti i settori e delle competenze all'interno del museo, di partire fin da subito con la partecipazione dell'area educativa e, per esempio, della comunicazione, in modo che da subito, insomma, quei progetti, soprattutto quelli più importanti, quelli più impegnativi, trovino l'apporto di questi compiti, di queste funzioni all'interno del museo. Grazie mille a Patrizia Marchesoni. Chiudiamo il giro con Giancarla Malerba, perché voi avete una collezione permanente, ma partecipate anche prestando materiali all'esterno, e quindi vorrei che ci raccontassi un po', che concludessi quello che ci stavi raccontando prima sul lavoro espositivo che avete fatto, e poi, cioè, è fatto per sempre, una volta per tutte? Allora, come andiamo questa volta con la condivisione dello schermo? Per ora alla grande. Provo ad andare avanti? Mi muovo? Alla grandissima, perfetto. Questa volta è andata al primo colpo. Ti porterei tre esempi. Il primo è un nuovo allestimento all'interno dell'esposizione permanente. Ed era dove mi ero fermata prima, in particolare la sala dei manufatti provenienti dalle carceri, dove una grossa collezione di circa 100 brocche, noi li chiamiamo volgarmente orci, arrivano dalle carceri, le nuove di Torino, ed erano utilizzate all'inizio secolo dai carcerati per tenerci l'acqua. Come vedete, sono sistemate all'interno di un mobile e così esposte. Questi orci presentano sulla loro superficie incisioni in forma di disegni, di scritte, sono un patrimonio documentale incredibile, ma visti così all'interno di un armadio ne vedi solo la metà. E quindi qualche anno fa ci siamo impegnati per migliorare la fruibilità di questa collezione e per poter far parlare questa collezione.
siamo riusciti a realizzare una installazione che mediante due schermi touch consente la visualizzazione tridimensionale di tutti gli orci. Durante il Covid abbiamo risolto il problema del toccare gli schermi aggiungendo un totem con dispenser lavamani con la scritta lavarseli prima dell'uso. Questo lavoro in termini di fruibilità per il pubblico è vero, le postazioni sono due, ma esiste un QR code per cui con qualsiasi device, un telefono, un tablet, i fruitori possono andare avanti singolarmente sul loro dispositivo. Per cui quando c'è una visita guidata e una classe, alcuni saranno lì davanti e vedranno bene davanti agli schermi, ma tutti gli altri possono seguire sul loro telefono. Il lavoro del raccontare questi orci era per noi una grossa sfida. Questi orci parlano e raccontano delle storie incredibili. Ve ne porto solo una, quella di Giovanni Cavaglià, che ha inciso il suo orcio. Il suo soprannome era Fusil, fucile in italiano. Già Lombroso aveva figurato quest'orcio sull'Atlante Criminale. Ecco qua il ritratto di Giovanni Cavaglià. In archivio abbiamo una sua foto, in museo abbiamo una sua maschera mortuaria in gesso e il cranio che porta proprio il suo nome scritto sopra, Cavaglià Giovanni. In più Lombroso aveva fatto la perizia alla morte di Giovanni Cavaglià. La perizia dice: ma il Cavaglià, con la stessa indifferenza con la quale ammazzò il gambro, aveva deciso di ammazzare se stesso, fissando nel giorno e l'ora precisa. Con grande pazienza estrasse dalla tela del pagliericcio dei fili e maestrevolmente ne lavorò una corda che doveva servirgli di capestro. Sopra un pezzo di carta impresse con una punta le seguenti parole: ho passato in questa cela 100 dì e 100 notti. Indi si diede a incidere la brocca che tenea nella cella col disegno rappresentato nella tavola. In questo disegno tracciò una specie di confessione del suo ultimo delitto e suicidio. Questa lavorazione per fare il 3D consente anche sullo schermo di vedere l'orcio come srotolato. Ed ecco che tutta la storia di Giovanni Cavaglià è qua. Qui c'è la persona che lui ha ucciso, gambro, ladro secondo lui, la sua denuncia che sarebbe stato in cella solo 100 giorni e poi si sarebbe impiccato. Storie così andavano raccontate. Abbiamo quindi partecipato a un progetto del MIUR, quelli della legge, ex legge 6/2000, proponendo, e l'abbiamo vinto, l'allestimento di questa postazione è costato un po' più di 40.000 euro, 33 li ha messi in MIUR e il resto abbiamo cofinanziato come università. Ovviamente il progetto scientifico è partito dallo staff del sistema museale. Abbiamo collaborato con un collega di un altro del dipartimento del professor Montaldo, che è un ottimo fotografo ed è quello che ha realizzato 96 scatti ogni orcio, per poter poi far fare invece da professionisti esterni la modellazione 3D. Altrettanti professionisti esterni sono stati coinvolti per disegnare la postazione, i monitor utilizzati, insomma, quindi tutto un team fatto tra interni e esterni. Volevo concedermi secondi senza la mia voce, ma vediamo. Secondo esempio che volevo portarvi è invece una mostra fatta fuori. Noi all'interno del nostro palazzo non abbiamo
spazi per mostre temporanee e quindi accettiamo sempre molto volentieri gli inviti e le collaborazioni esterne. In questo caso si tratta del Museo del Cinema che ci ha ospitato nella magnifica sede della Mole Antonelliana con una mostra dal titolo I mille volti di Lombroso. L'archivio fotografico del Museo di Antropologia Criminale, quindi la sfida qui è stata far uscire una collezione nascosta come quella conservata all'interno dell'archivio, una selezione ovviamente dell'archivio fotografico. Qui vediamo il momento dell'inaugurazione nella sala principale del museo. In questo caso il Museo del Cinema ha vuotato all'interno del suo percorso tutta una serie di loro vetrine e ha ospitato noi al posto del contenuto che normalmente avevano in quel tratto di corridoio. Quindi ci siamo ritrovati con uno spazio ben deciso, ben definito. La comunicazione è stata fatta con una serie di didascalie molto brevi su un supporto rigido, ma con dei tablet e dei monitor che consentivano gli approfondimenti sui diversi contenuti presentati. Nel complesso sono state esposte 305 fotografie per cercare di far parlare la scienza lombrosiana, la disciplina lombrosiana, le varie sfaccettature di ciò di cui si è occupato Lombroso. Abbiamo aggiunto 45 oggetti perché questo dialogo avvenisse in un modo corretto tra le fotografie e gli strumenti utilizzati. L'Università di Torino ci ha messo 12.800 euro, chiaramente non avevamo problemi di vetrine, di una serie di cose perché facevano già parte dell'allestimento del Museo del Cinema. La mostra è iniziata a fine del 2019 e si è chiusa a gennaio del 2020, è stata aperta 104 giorni e chiaramente vincere è facile. All'interno del percorso del Museo del Cinema il numero di visitatori fatto è stato altissimo, 123.427. L'ultima invece esperienza è, proprio perché non abbiamo spazi per mostre temporanee, aver deciso di farne una all'interno dei locali delle sale permanenti del Museo Lombroso e abbiamo deciso di fare una mostra fotografica, in questo caso non per presentare una collezione ma per presentare un argomento, e l'argomento è il pregiudizio. La mostra si è intitolata Face to Face ed è stata una mostra di fotografie che ha messo insieme un progetto di lavoro con un'associazione Sapori Reclusi che si occupa del mondo delle carceri e due carceri piemontesi, uno a Torino e uno a Saluzzo, quindi tre gruppi di lavoro grandi, diciamo noi del Museo Lombroso, l'associazione e i carcerati. Per fare questa mostra, in questo caso invece abbiamo fatto un crowdfunding. Con la piattaforma Apple abbiamo avviato una campagna di crowdfunding, abbiamo messo il tetto 10.000 euro, ne abbiamo raccolti 10.551, quindi abbiamo raggiunto il tetto. Raggiungendo il tetto, la Fondazione Cassa di Risparmio ce ne ha aggiunti 5.000. Per fare crowdfunding abbiamo anche fatto in un'aula dell'università, del Palazzo degli Istituti Anatomici, una cena stellata, invitando sei chef stellati, ovviamente la cena tutto pieno, ha avuto un successone. Abbiamo lavorato con il fotografo che vedete qua, che ha organizzato una serie di ritratti, mettendo insieme il personale del sistema museale di Ateneo e i carcerati. All'interno delle carceri il direttore del museo, professor Montaldo, e la curatrice, la dottoressa Cilli, sono andati molte volte a raccontare del nostro museo. L'atmosfera che hanno creato all'interno del carcere è stata speciale e il gioco era proprio quello di abbinare volti delle fotografie presenti in archivio, di carcerati e di non carcerati, giusto perché se vi state chiedendo chi è questo volto, sono io. Qui vediamo la presentazione della mostra nell'aula dell'istituto. In quel giorno i carcerati, anche se alcuni ergastolani, hanno avuto la giornata di permesso e hanno potuto passare la giornata insieme a noi. È stata una giornata veramente speciale. E qui vedete l'allestimento sopra le grandi vetrine del museo di queste enormi fotografie. In questo caso vi è un'assenza di comunicazione voluta. Noi, nessun visitatore sa chi è il recluso e chi non è recluso. E vi è un libretto di presentazione, la sfida è
non si giudica dal volto. Chiudo con questa, e se tra un po' arriva con noi il professor Montaldo. C'è, è arrivato. Infatti ovviamente, ovviamente il fotografo ha giocato sulle nostre espressioni, chiaramente. Però in questo caso appunto non si trattava di valorizzare una collezione, si trattava di valorizzare una parola, un pregiudizio. Grazie mille Giancarla Malerba, sì, saluto il professor Silvano Montaldo. Buonasera. Ti ho già presentato prima, in tua assenza, e diciamo che funzioniamo da staffetta, perché se tu hai finito la tua lezione significa che sta per iniziare la mia, mi dai l'orologio dei miei tempi. Ci sono le soli. Quindi lascio quest'ultima parte di gestione della tavola rotonda ad Enrico Valseriati, che introdurrà il terzo blocco di domande. Ripartiamo magari proprio dal professor Montaldo, che ci teneva molto a raccontare un progetto che ha coordinato in prima persona. Non vedo Enrico, però credo mi senta. Enrico? Ci sei? Ok, perfetto. E, vi lascio nelle sue sapienti mani e mi scuso di dover cambiare stanza. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao Sara, grazie. Grazie davvero alle nostre ospiti e ai nostri ospiti, e allora solleciterei subito Silvano Montaldo magari sul Lombroso Project. Sì. E di darci qualche indicazione insomma su questo importantissimo progetto. Grazie. E, dunque, dovrei solo condividere lo schermo. Devo chiedere il permesso o... No, basta che alla sua destra in basso... Presenta ora e condivide o lo schermo intero o una finestra. Ok. Ecco, vediamo, professore, eccolo qui. Questa Grazie. È la home page del Lombroso Project, che è un sistema che permette di consultare a distanza la corrispondenza di Lombroso che è arrivata sino a noi, che è costituita da due gruppi di documenti essenzialmente, cioè quello che è stato donato al museo ed è conservato al museo, e si tratta per lo più di lettere che sono arrivate a Lombroso, scritte dai suoi interlocutori, sono circa 1900, e le lettere che Lombroso ha scritto in risposta o comunque per contattare queste persone. E queste lettere non sono conservate al museo, ma sono conservate in quasi un centinaio di altri enti in Italia e all'estero. Questo perché? Perché nonostante la notorietà di Lombroso, fino al 2009 le lettere conosciute di lui erano davvero poche, erano state quasi mai utilizzate dagli storici che hanno lavorato su Lombroso, e questo perché appunto la famiglia ne aveva più depositi in varie case, a Torino e in altre città italiane. L'apertura del museo ha convinto la famiglia a fare questa donazione, che è molto importante anche da un punto di vista proprio del valore patrimoniale. Le lettere di Lombroso hanno un mercato, le ha donate al museo con grande generosità, e allora per noi è stata l'occasione per lanciare questo progetto, che è stato finanziato dalla Fondazione CRT di Torino e in piccola parte anche dall'Università di Torino, per realizzare questo portale che permette appunto di consultare tutto ciò che
di inedito è rimasto di Lombroso. Provo a fare un esempio, solo che non vedo se funziona. Ecco. Ecco, per esempio, dunque, quello che vedete in questa finestra qui sono tutti gli altri archivi che conservano documenti di Lombroso, cioè le lettere di Lombroso, scritte da Lombroso ai suoi interlocutori. E questo è un esempio di come si può consultare. Ho scelto questa lettera in particolare, questa di Fernando Ortiz, che è un antropologo, un criminologo cubano a Lombroso del 1906. La vediamo qui, è conservata da noi, quindi è possibile ingrandirla. Aprirla. E poi appunto ingrandirla e così via. Perché? Perché questa lettera è stata molto importante per noi, perché ci ha permesso di avere delle informazioni su alcuni pezzi della collezione. Ovvero, le lettere sono diventate una risorsa importante, fino allora non utilizzata, per ricostruire la storia delle collezioni del museo. Lombroso non aveva tenuto un catalogo di questo museo, quindi il problema principale che si è dovuto affrontare in vista dell'apertura è quella di costruire un catalogo partendo da ciò che all'epoca era disponibile, cioè ciò che Lombroso aveva pubblicato sui suoi libri o sulla rivista L'Archivio di Psichiatria. Con l'acquisizione invece delle lettere abbiamo una fonte in più, e questa lettera appunto è stata importante perché in questa lettera Ortiz, che poi è diventato un grande conoscitore della cultura afro-cubana, oggi esiste una fondazione Fernando Ortiz che è patrimonio nazionale cubano, annuncia a Lombroso, che aveva incontrato a Torino, infatti è scritta in italiano, lui aveva lavorato per alcuni anni all'ambasciata cubana in Italia, gli annuncia di avergli inviato alcuni articoli, un pacco postale contenente due idoli degli stregoni afro-cubani, parecchi amuleti e collane, eccetera. Ecco, a questo punto noi ci siamo posti il problema, avendo scoperto di questa donazione, ci siamo posti il problema di riconsiderare, di ritornare ad esaminare la collezione alla ricerca di questi oggetti, e li abbiamo ritrovati. Adesso non so se riesco a mostrarveli. Non è qua. Niente, scusate, non sono riuscito a separare questa parte qui dal resto delle cose che stavo preparando. Comunque, questo è un esempio, insomma, dell'importanza della documentazione che il possesso di questa documentazione ha rappresentato per il nostro museo. Le potenzialità di questo strumento sono notevoli, perché non aver uno strumento cartaceo permette una diffusione a livello globale. Ci siamo accorti ad esempio che ci sono molti contatti addirittura dal Pacifico, perché gli scritti di Lombroso hanno avuto una diffusione mondiale, quindi è possibile anche superare le distanze facilmente. Poi, perché è possibile sempre integrare man mano che verranno scoperti nuovi
inediti di Lombroso, quindi aumentare il database del Lombroso Project, e poi perché ci permette di fare ricerche anche soltanto su, non soltanto sui mittenti e sui destinatari, ma anche sulle persone citate, sul luogo in cui è stata scritta la lettera e sulle date. E questo appunto è stato realizzato sempre dal sistema museale di Ateneo nell'ambito del lavoro di valorizzazione delle collezioni che noi conserviamo. Grazie mille a Silvano Montaldo per averci presentato questo progetto davvero ambizioso e utilissimo anche per fini di ricerca, non solo di quindi fruizione del patrimonio culturale. Vi chiederei un po' a tutte e a tutti i nostri ospiti una battuta tranchant sulle acquisizioni dei musei nel 2020. Un giro molto veloce per dire: i musei stanno ancora acquistando, hanno delle politiche su ciò che vogliono acquisire per il futuro e per far fruire il proprio patrimonio. Iniziamo magari proprio dal caso torinese, poi facciamo un giro con Irene Bolzon e anche con Patrizia Marchesoni, il Museo Storico, che ha ovviamente una natura un po' particolare. Rispondo io, rispondi tu, Giancarlo? Lo stesso, penso che la risposta sia molto veloce. La nostra è una collezione in qualche modo chiusa, però direi che quello che ha appena presentato Silvano è proprio una risposta alle nostre attuali acquisizioni. Sì, acquisiamo tanto virtualmente. In campo archivistico siamo molto aperti alle acquisizioni. Non so, Silvano, cosa dici? Sì, si può dire che le nostre acquisizioni sono molto legate anche alla conoscenza della collezione, nel senso che noi abbiamo moltissimi oggetti di cui non conosciamo la storia, perché Lombroso non ne ha lasciata traccia. Quindi casi come questo, adesso mi concentro e lo trovo sicuramente le immagini del Voodoo, sono le nostre acquisizioni e sono continue, perché queste scoperte che ci permettono di capire la storia di questi oggetti possono avvenire in qualunque momento. Ovviamente gli scritti di Lombroso sono stati già molto utilizzati, per cui questo tipo di ricerca andrà sempre più sugli inediti. Irene? Ecco, per quanto riguarda il MEVE, come vi dicevo, nasce senza collezioni, quindi non ha un patrimonio da mettere a sistema e da valorizzare. E proprio per questo si è posta da subito la questione di che tipo di policy di acquisizione adottare. Questo perché personalmente sono convinta che un museo senza collezioni a lungo andare rischi in qualche modo diventare un padiglione delle esposizioni, non ancorarsi anche come istituzione rispetto a un territorio. Quindi la domanda è stata da subito: quali tipi di collezioni, quali tipi di archivi andremo ad acquisire da qua in avanti? La risposta che ci siamo dati è l'acquisizione degli archivi dal basso, delle collezioni dal basso. Quindi per quanto riguarda la parte di archivio, sicuramente archivi privati e di persona, che gravitano ovviamente nel raggio territoriale, ma anche più ampio. Per citare l'esempio concreto di un archivio che è arrivato proprio il mese scorso, grazie ad un comodato d'uso, è l'archivio privato del generale Garioni. Garioni, che è stato insomma un personaggio della Grande Guerra, ma ha, diciamo così, tra le sue caratteristiche principali, uno, di essere nato a 300 metri da Villa Correr Pisani, quindi è proprio una acquisizione di un patrimonio super locale, ma che però ci permette un affondo su quella che è stata l'esperienza di Garioni come reggente governatore della Tripolitania e della Cirenaica tra il 1913 e il 1919. Quindi insomma un'esperienza che parte da un territorio, cioè da meno di un chilometro di distanza dal MEVE, ma che ci permette uno studio, una sistemazione, una ricerca che ha un respiro molto più ampio, che quindi rientra perfettamente
in quella che insomma è la mission culturale del memoriale. Però non solo archivi di questo tipo particolarmente strutturati, ma io mi riferisco anche a quel pulviscolo di documenti e di documentazione che sta insomma anche nelle case delle persone. Per cui stiamo avviando nel corso del tempo una sensibilizzazione anche nei confronti delle comunità, a dire: prima di buttare qualsiasi carta tu trovi nel cassetto, chiama e vediamo che cos'è. Ecco, quindi proprio per riuscire a salvare un patrimonio che magari, soprattutto nel caso delle scritture popolari, sappiamo che può sembrare ripetitivo, ma che però rischia di essere appunto disperso. Quindi il MEVE vuole porsi come punto di riferimento rispetto a questa documentazione. L'altro elemento è l'attenzione verso le collezioni dei recuperanti. Ce ne sono molti anche in Veneto, è una forma di autentica cultura insomma popolare che penso che insomma in Trentino conoscete altrettanto bene. Molti di questi cominciano a essere anziani, si sono sempre tenuti le cose ovviamente in casa per ragioni che conosciamo benissimo, anche legislative, però in molti casi si tratta o di piccole case museo o di micro collezioni che si sono musealizzate per questioni insomma legislative, ma che rischiano di andare disperse man mano che le persone, le associazioni di volontariato vengono meno nella custodia e nella messa a disposizione del pubblico di questi oggetti. Quindi stiamo appunto avviando una serie di relazioni proprio per cercare di incamerare in futuro queste collezioni, che rischiano altrimenti di far perdere non tanto un patrimonio di oggetti, quanto piuttosto proprio questo aspetto della cultura popolare. Ecco, cercando anche di colmare molto spesso lo iato che divide le istituzioni da questo mondo, perché poi effettivamente il mondo del collezionismo, dei recuperanti, difficilmente si è confrontato con quello dei conservatori, anche perché lo sguardo, diciamo, è stato e l'approccio molto diverso nel corso del tempo. Dall'altra parte poi c'è anche tutto il capitolo di quelli che sono i cosiddetti archivi inventati, quindi quelle raccolte di documenti e di testimonianze che si collegano più strettamente a dei progetti specifici di public history. Per citare il caso più recente che è ancora in corso per quanto riguarda il MEVE, è il progetto che, di cui avevo già accennato prima, Istantanee dal presente, testimoni al tempo del Covid, che è nato proprio come una call che ha chiesto alle persone di raccontare come era cambiata la loro vita nel corso del primo lockdown attraverso una fotografia, e che poi nel corso del tempo si è trasformato in un progetto di storia orale. Abbiamo raccolto un archivio di circa un centinaio di fotografie e adesso siamo a circa 20-30 interviste a persone comuni che hanno deciso insomma di aderire a questo racconto su quello che stava accadendo, e dove diciamo l'intonazione di fondo è stata quella di saper cogliere l'occasione di essere testimoni del proprio tempo, e quindi provare a consegnare tramite questo archivio che noi stiamo costruendo di testimonianze al futuro quella che è l'esperienza che stiamo vivendo in questo strano 2020. E qua arriviamo alla seconda mostra che stavo curando, che poi appunto doveva essere inaugurata la scorsa settimana e che ovviamente non è partita, che doveva nascere proprio come, diciamo così, spin-off e parte terminale del progetto Pandemie. Cioè, noi eravamo partiti con quello di raccontare la spagnola, poi nel corso della pandemia attuale abbiamo pensato di raccogliere delle testimonianze anche attuali per creare insomma una riflessione su questo tema, e alla fine poi Istantanee è diventata, diciamo, un archivio e un progetto a sé stante. Peraltro, ripeto, ancora in corso, perché poi la mostra si è interrotta non tanto perché abbiamo chiuso il memoriale al pubblico, ma perché ritenevamo di dover continuare a raccontare quello che stava accadendo anche nell'ondata autunnale. Quindi è un progetto, un archivio che sta crescendo, si sta sviluppando, si sta organizzando attorno anche all'andamento di quella che insomma è un presente che si fa storia molto, molto velocemente. Chiaramente l'idea di costruire archivi e collezioni attraverso questa strada implica un rapporto molto stretto con le comunità locali.
Ecco, questo è fondamentale, perché non si può appunto raccogliere dal basso materiale se però non c'è appunto un dialogo. Quindi collezioni in fieri che però possono, diciamo così, vedere la luce soltanto laddove noi riusciamo a costruire una relazione con ciò che è intorno. E quindi sicuramente la relazione, al di là insomma di quella che è la dimensione straordinaria della pandemia in corso, è sicuramente focalizzarsi sulla memoria sopravvissuta oggi dei due conflitti mondiali, ma dall'altra parte utilizzare anche come collettore di memorie la stessa villa, che ha, diciamo così, alle sue spalle decenni di storia fortemente identitaria per quel territorio, perché è una villa veneta che ha vissuto un processo di appropriazione anche da parte della comunità e anche, diciamo così, da parte dell'ente pubblico molto, molto precoce rispetto ad altre strutture. Quindi Villa Querpisani, al di là del Meve, è concepito come un luogo identitario, e quindi anche lì ci sono tutta una serie di memorie popolari che si addensano e che meritano insomma di essere raccolte, diventano a loro volta un veicolo insomma per raccontare il passato e traghettarlo insomma verso il futuro. Grazie Irene, devo passare molto velocemente la parola a Patrizia Marchesoni. Sì. E poi mentre raccoglie le idee, dico, se avete delle domande da rivolgere ai nostri relatori, non abbiamo moltissimo tempo, perché poi i nostri borsisti e le nostre borsiste devono tornare al loro lavoro di laboratorio, di farle nella chat della nostra call, e le risposte dovranno essere necessariamente un po' brevi. Grazie Patrizia. Cerco di essere veloce perché, vabbè, anch'io avrei tante cose da dire, ma posso dire sinteticamente che per quanto riguarda la fondazione, la raccolta e la inventariazione, ordinamento di archivi, di materiali archivistici continua, assolutamente. Ci sono ampi margini ancora per trovare fondi di persone, di associazioni, di soggetti comunque che hanno costruito, hanno prodotto un archivio che può raccontare, veramente può dare un grosso contributo alla narrazione della storia, in particolare del Novecento Trentino. Vi dico che solo nel 2020 l'ultimo prezioso, oltre ad altri insomma archivi, ma quello che è veramente un deposito importante, è quello dell'archivio di Alexander Langer, attraverso una collaborazione che insomma giornalista politico, intellettuale di livello non solo nazionale ma internazionale, per il suo impegno a difesa dell'ambiente e dei diritti umani, insomma una figura veramente straordinaria, che ha lasciato poi un segno non anche nella nostra regione, essendo altoatesino ed essendo intervenuto molto sui temi della convivenza e dei diritti umani. Scusate, ho perso il filo. Questo archivio è uno dei tanti che sono arrivati anche recentemente, e la nostra posizione è quella che in realtà quello che ci frena è solamente l'esaurimento dello spazio per depositarli, quindi questo rimane comunque un grosso problema. L'altra questione è quella relativa agli oggetti. Ho anticipato nell'intervento iniziale quanto in realtà la fondazione, il museo, insomma nella sua lunga storia, abbia sempre privilegiato la raccolta di l'acquisizione, quasi mai l'acquisto di archivi storici, meno forse di oggetti, e questo ci siamo accorti quanto insomma pesi anche sulla possibilità di essere, di rappresentare anche in un'esposizione permanente la storia di un territorio e del popolo che vi ha abitato, che vi ha vissuto. C'è anche qui un problema di selezione e di spazi, e non c'è dubbio che se ci arriva un piccolo oggetto
la fede di latta al posto di quella d'oro che è stata consegnata al regime, la bandiera, non abbiamo nessun problema ad acquisirlo. Il problema è che per la raccolta della testimonianza, dei reperti che possano raccontare la storia più recente, gli anni 60, 70, i problemi nascono e come? Intanto per la questione di quali oggetti, noi non possiamo certamente raccogliere tutto e vale comunque, secondo me, la questione, insomma, che valeva anche per gli oggetti raccolti durante la Prima Guerra Mondiale, che in realtà attribuiamo un significato all'oggetto nel momento in cui è legato all'esperienza della persona, di un gruppo, e ci viene consegnata portatore di questa memoria. Perché se io guardo il sacchetto di sassi che mi arriva dalle rive del fiume che costeggiava il campo di internamento di Katzenau, sassi sono, gli ho dato io il significato. Quindi ecco, c'è questo tema grosso che non è che riusciamo a risolvere così semplicemente, e poi il fatto che gli oggetti che ci arrivano sono anche impegnativi da un punto di vista dimensionale. Pensate solo che qualche tempo fa c'è stata offerta, anzi abbiamo esposto una garritta che era il resto dello smantellamento delle vecchie caserme di Trento, ma è impossibile conservare una mole di ferro e di cemento, è veramente difficile quando si è davanti a cose molto interessanti che però hanno necessariamente una vita. Chiudo, perché poi insomma i temi, non vi dico poi l'acquisizione del museo, la gestione del museo dell'aeronautica Gianni Caproni, immaginate le offerte di aerei, quindi sorvolo su questo. No, mi collego a quello che ha detto anche la collega Bolzon, e cioè che anche da noi, dal punto di vista della raccolta e documentazione, i diari di guerra, le memorie autobiografiche, prosegue, noi lo facciamo da decenni ormai, quindi forse la spinta iniziale è anche finita, ma perché in realtà ci sono altri fronti, altri materiali che abbiamo veramente, sul quale abbiamo investito, e cioè per la storia, per la narrazione della storia sociale, insomma a tutto tondo, della comunità trentina, prezioso e veramente importante è l'acquisizione dei film di famiglia che abbiamo avviato da un bel po' di anni, ma che adesso si è sistematizzata e abbiamo catalogato e descritto tutto e anche trasferito su supporti digitali le pellicole in 8 mm e Super 8, i film amatoriali, ma anche l'attenzione del nostro settore, insomma, diciamo della cineteca, di continuare a fare riprese, i footage di quello che sta avvenendo quasi a ridosso del presente, la ricerca insomma di documentare i cambiamenti del territorio, esempio Vaia, il disastro che è accaduto non più di un anno fa, così come avevano fatto quelli prima di noi per l'alluvione del 66. Mi collego ancora ad Irene, il fatto che anche noi da metà marzo abbiamo iniziato a raccogliere, a sollecitare, a raccogliere la memoria, la documentazione di questo periodo di pandemia. Con hashtag facciamo memoria è arrivato anche noi parecchio materiale, ovviamente disomogeneo, che ha bisogno di sedimentare, che ha bisogno di stare lì, che ha bisogno di competenze che non sono solo quelle storiche ma anche di altre discipline per poter essere valorizzato, dico una parola così, comunque studiato, capito, e diciamo che per questo noi siamo ancora in corso. La pandemia si è solamente
questo periodo si è solo trasformato, forse a marzo, aprile eravamo nello shock, adesso sentiamo che il sentimento, la traccia di memoria che resta è diversa. Chiudo dicendo che questo è possibile, come diceva, in rapporto con l'esterno, con quello che avviene fuori del museo, dal museo, e della rete di collaborazioni, perché ce ne sono tanti di soggetti che stanno facendo questo nostro lavoro. Quindi entrare veramente in connessione con chi lo fa, con i mezzi che ha, però insomma, mettendo insieme tutte queste forze, tutti questi giacimenti di memoria, credo che faremo un gran servizio a chi troverà questi materiali in futuro. Penso di aver detto tutto. Grazie a Patrizia Marchesoni. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è praticamente scaduto. E ci sarebbe stata magari, insomma, la possibilità di fare qualche domanda in più alle nostre ospiti. I nostri ospiti, troviamo il tempo esclusivamente per una domanda di Iris Pupello Nogues, che è una delle nostre borsiste a Winter School, a cui ha già risposto anche Silvano Montaldo gentilmente in chat, cioè se i vostri spazi espositivi prevedono una politica di apertura verso il pubblico solo nella lingua italiana, negli apparati didattici, oppure anche in altre lingue. Qui veramente vi devo chiedere che le grazie. E vado io, così dato che ho ancora il microfono. Prego. Dunque, per i materiali didattici la lingua è solamente l'italiano, perché noi in questa, per adesso abbiamo rapporti solo con le scuole del Trentino e italiane. Invece per quanto riguarda le mostre, non tutte, ovviamente quelle che hanno le più importanti, quelle che sappiamo avere un richiamo, in questo periodo purtroppo no, che hanno un interesse più ampio, nazionale e internazionale, prevediamo, abbiamo previsto spesso l'inglese e anche il tedesco. Ecco, per il MEVE tutto, diciamo, l'allestimento è tradotto, tutta la pannellistica in inglese, francese e tedesco, e parte anche delle installazioni multimediali, mentre invece le mostre temporanee vedono principalmente la traduzione in inglese. Museo Lombroso, l'ho scritto in chat, doppia lingua italiano-inglese. Grazie infinite anche per essere stati concisi in questa risposta. E siccome dobbiamo lasciare spazio ai nostri partecipanti a Winter School per fare i lavori di laboratorio, vi saluto un po' celermente, ma ringraziandoli infinitamente, Patrizia Marchesoni, René Bolzon, Giancarla Malerba e Silvano Montaldo per la loro presenza. Penso che sia stata un'occasione davvero fruttuosa per imparare qualcosa anche su musei che qualcuno non conosce, e questo ci pare davvero interessante. Ringraziamo ancora la Fondazione Museo Storico e Sara Zanatta per aver orchestrato questa iniziativa.